Siamo italiani, quindi concedetemi un pizzico di orgoglio. L'auto più fotografata anche a questo salone di Ginevra non può essere che una Ferrari. In questo caso è la nuova GTC4 Lusso, che per essere precisi è una versione molto rivista della FF, quella Ferrari un po' eretica, concedetemi il termine, perché fu la prima Ferrari a quattro ruote motrici con concetto shooting brake a quattro poste. Ma vediamo com'è cambiata la FF, che si è trasformata in GTC4 Lusso. Il frontale è più pulito, i fari anche con tecnologia LED, è più pulito e filante, firma del designer ovviamente Manzoni. Ed ecco la fiancata, guardate che bella la nervatura a metà della carrozzeria e questo profilo molto sfuggente, tipico proprio di una shooting brake. Gli stilisti hanno rivisto oltre la fiancata, con quelle belle prese d'aria, guardate, sembrano le branchie di uno squalo. Hanno rivisto anche molto però il posteriore, che prima aveva due fari soltanto circolari, mentre ora, guardate, sono quattro, e poi c'è questa linea molto ma molto marcata a metà del posteriore che sottolinea la larghezza della vettura e la rende meno verticale, che era un po' il difetto del posteriore della vecchia FF. Quattro terminali di scarico, ma passiamo alle novità di sostanza, perché la GTC4 Lusso porta il V12 anteriore da 6.3 litri aspirato a quota 690 cavalli a 8.000 giri. Una bella notizia per noi appassionati in un mondo in cui tutti pensano al downsizing e al turbo come soluzione per abbassare le emissioni. Qui rimangono fedeli al puro piacere di guida made in Maranello e al motore aspirato. Il peso rimane abbastanza elevato perché è un'auto molto guardate, molto imponente, siamo quasi a 1800 kg, però grazie a questo motore, dalla potenza e dall'allungo infinito, lo 0 a 100 è in 3,4 secondi e la velocità massima raggiunge i 335 km/h. E poi il nome GTC4, 4 come le ruote motrici della FF, ma 4 anche come le ruote sterzanti, altra grande novità di quest'auto, che promette un handling e un piacere di guida ancora più coinvolgente, ma 4 anche come i 4 posti all'interno. Ed è all'interno che troviamo altre novità, perché l'abitacolo diventa molto più moderno e tecnologico, in particolare grazie al grande schermo da 10,25 pollici centrale, veramente immenso. E poi una piccola chicca che mi piace davvero tanto: davanti al passeggero hanno messo un altro display con cui il passeggero può interagire per sapere un po' di dati della vettura durante la guida, un modo per coinvolgere anche il passeggero e quindi non lasciare protagonista solo chi è al volante. Insomma, un'auto per sognare, una 12 cilindri vecchio stile ma con tanta innovazione.